Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore». La lampada del corpo è l'occhio. Perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra. In questo mondo, in questo momento, ci sono tante guerre per avidità di potere, di ricchezze. Si può pensare alla guerra, al nostro cuore. Tenetevi lontano da ogni cupidigia, così dice il Signore. Perché la cupidigia va avanti, va avanti, va avanti. È uno scalino, apre la porta. Poi viene la vanità, credersi importante, credersi potente. E alla fine l'orgoglio, e da lì tutti i vizi, tutti sono scalini, ma il primo è questo: la cupidigia, la voglia di accumulare ricchezze. Amministrare la ricchezza è un spogliarsi continuamente del proprio interesse e non pensare che queste ricchezze ci daranno salvezza. Accumulare sì, sta bene, tesori sì, sta bene, ma quelli che hanno prezzo, diciamo così, nella borsa del cielo, lì, accumulare lì.